previsto per mercoledì 29 giugno, così è stato, e Luca Goodale, il ritorno a Milano, sponda nerazzurra del gigantesco attaccante belga. Alle 6.15 Romelu è sbarcato all'aeroporto di Linate, in serata è arrivata l'ufficialità del Lukaku 2.0 con la bene amata. L'ufficializzazione è giunta con un video pubblicato su Instagram che ritrae Vikram e il presidente Zanga in un duetto che fa già sognare il popolo interista. In precedenza centinaia di persone avevano gridato il nome dell'ex Chelsea. Lui ha ringraziato tutti con un bel sorriso affacciandosi a una finestra del Palazzo del CONI. Accoglienza calorosa da parte dei tifosi, nonostante nei giorni scorsi la curva nord dell'Inter avesse invitato tutti ad accogliere freddamente colui che un anno fa se n'era andato ai Blues di Londra dopo aver vinto lo scudetto. Da Linate agli uffici di Viale della Liberazione, Lukaku è stato accompagnato da centinaia di tifosi in ogni tappa di questa sua giornata milanese. Appena sbarcato ha detto: "Sono troppo contento", parole pronunciate sorridendo alle telecamere presenti e autografando maglie dell'Inter con il suo nome. Per Lukaku, prima tappa all'Humanitas di Rozzano. Il belga si è sottoposto ai test fisici previsti dal protocollo, successivamente si è spostato nella sede del CONI. Qui un altro bagno di folla all'esterno del palazzo. La Maserati bianca sulla quale viaggiava è stata presto sommersa dai supporters impazziti di gioia per il suo ritorno.